Buonasera e ben ritrovati dalla redazione sportiva di Telenorba. Tra poco più di un'ora Bari e Provescelli scenderanno in campo sul neutro di Andria per la sesta giornata di Serie B. Primo turno infrasettimanale per la cadetteria. Ovviamente si gioca al degli Ulivi perché le condizioni del terreno del San Nicola non sono ancora al top e anche perché bisogna aspettare dopo la rizzollatura che il piano del terreno di gioco sia completamente livellato. E allora si gioca al degli Ulivi, ci colleghiamo appunto con lo stadio andriese dove c'è per noi Giovanni Di Benedetto. Buonasera Giovanni. Sì, buonasera Claudia, hai detto bene tu nella fase di presentazione, io ti aggiungo che il Bari spera in un esilio dorato oggi lontano dal San Nicola che giustamente ha problemi di rizzolatura del terreno e gioca qui al degli Ulivi di Andria che viene considerato l'uomo in campo in più per sperare di vincere questa partita, il turno infrasettimanale della sesta giornata del campionato. Il Bari viene da un ruolino di marcia molto importante, pensate sono già 3 vittorie e 2 pareggi. E pensare che si partiva da una penalizzazione di meno 7 punti. L'ultima volta che il Bari ha giocato qui ad Andria risale al 28 maggio del 2005, lo ricorderete, con il Pescara finì 1-1 ed era il giorno in cui a Bari arrivò per la prima volta, la sua prima visita ufficiale, di Papa Benedetto XVI dopo la morte di Karol Wojtyla. È a poco meno di un'ora dall'inizio della partita, i cancelli sono stati appena aperti, i tifosi stanno cominciando ad arrivare. Questo è l'ingresso della tribuna centrale, ricordiamo che a 500 metri di più qui c'è Largo Appiani, c'è un parcheggio messo a disposizione dall'amministrazione comunale gratuito per i tifosi che arrivano. È una sfida delicata quella con la Provercelli, vincere, ha detto mister Torrente in conferenza stampa l'altro giorno, significa giocare un jolly importante sabato a Verona che è un campo difficile con una delle squadre candidate a salire in Serie A. Con Defendi squalificato e Zal infortunato, mister Torrente dovrebbe confermare il 4-3-3 e dovrebbe confermare l'11 che lo ha visto, che sono l'11 i giocatori che sono stati protagonisti della trasferta di Crotone, dal quale sono tornati con un punticino anche grazie alla parata di Lamanna su calcio di rigore. L'unico dubbio in attacco, almeno fino a questo momento, riguarda chi affiancherà Junco e Caputo. Le formazioni ufficiali, Claudia, non sono ancora arrivate, possiamo darvi delle indiscrezioni risalendo appunto all'11 che ha giocato la volta scorsa e quindi Lamanna in porta, l'eroe appunto di Crotone, la cerniera difensiva composta da Sabelli, Cepitelli che è una vecchia conoscenza qui allo stadio di Andria, Clayton e Polenta, a centrocampo Bellomo, Romizzi e Sciaudone, in attacco dovrebbe giocare il trio composto da Junco, Caputo e Albadoro. La Provercelli dovrebbe rispondere, almeno secondo le indiscrezioni, ancora non abbiamo avuto le formazioni ufficiali, con Valentini in porta e un 4-3-1-2, la formazione piemontese, Scaglia, Renellucci, Masi e Bencivenga in difesa, il trio di centrocampo Espinal, Pires e Marconi, a centrocampo Fabiano che dovrebbe fungere da regista, Caridi e Tiribocchi che è un'altra vecchia conoscenza del calcio pugliese e comunque un giocatore che ha militato in Serie A. Da Andria, Claudia, se non hai altre domande ti restituisco la linea. Grazie, buon lavoro a Giovanni Di Benedetto, dunque fischio d'inizio alle 20:45. E noi ovviamente seguiremo la gara nel corso del TG Norba Sport speciale, seguiremo tutta la sesta giornata di Serie B e continuiamo con una notizia che in qualche modo riguarda il degli Ulivi.